Tivù Radicale al congresso di Radicali Italiani 2011, stiamo con Nicola Magaletti, autore del libro La Bibbia dell'aspirante cittadino, un libro che è giallo come la tessera qui, il cartellino di iscritto al congresso. Partiamo da questo piccolo pandan per poi chiedere appunto a Nicola se ci illustra questo libro, bene, di che parla, essendo l'autore. Ne abbiamo già parlato con Elisabetta poco fa, però insomma dall'autore è un'altra cosa. Certo, senti, intanto perché giallo? Cioè, sicuramente il giallo si lega molto all'esperienza radicale, ma devo dire che ho deciso una settimana fa, quando l'ho stampato, quindi è fresco di stampa, cioè di farlo giallo come tributo a Popper, cioè la società aperta e i suoi nemici, e quindi è giallo la scritta nera, proprio così come lo è, come sono quei due testi fondamentali a cui molto spesso mi sono ispirato di Popper. Senti, cosa dire? Intanto che sono oltre l'autore anche l'editore, cioè perché questo libro intanto l'ho scritto 2 anni fa e volutamente non ho cambiato una riga di ciò che avevo scritto 2 anni fa, in quanto veramente mi propongo come visionario e molto di ciò che io già scrivevo si è realizzato, però è facilmente verificabile perché ebbi di fronte al rifiuto di tanti editori, quindi La Terza, Chiare Lettere, tutti, praticamente ho avuto l'accortezza comunque di registrare la SIAE, per cui tutto ciò che è scritto, se qualcuno si dovesse meravigliare di questo Nostradamus dei nostri tempi, no? Cioè sicuramente si potrà verificare in qualsiasi momento. E siccome finalmente un editore aveva mostrato interesse per il libro la settimana scorsa, e una coppia veramente di bravissime persone che l'avevano letto e si erano resi conto di quanto fosse anticipatore, mi avevano immediatamente convocato, io ero andato felice per pubblicarlo, se non che io volevo portarlo al congresso radicale. E loro mi hanno detto: ma guarda, non se ne parla di gennaio, febbraio dell'anno prossimo. A quel punto non ce l'ho potuta più, che nei tempi moderni si andasse così a rilento. Sono andato alla Camera di Commercio, ho fatto una variazione alla mia ragione sociale, cioè visto che da un anno stavo dietro a questi termini che mi appassionano, non stavo lavorando come consulente di direzione e organizzazione quale sono, e sono diventato editore, mi sono preso il codice ISBN e di fatto l'ho stampato in proprio, anche se devo dire che come editing avrebbe meritato più attenzione, cioè quindi qualche buona correzione di bozze, per cui se qualcuno dovesse notare delle imperfezioni in questo senso, cioè sappia che il libro è partito così. Senti, e i temi che tu tratti, diciamo, mi hai detto che sono un po' una precognizione di quanto poi è accaduto, su che argomenti in particolare? Senti, su che argomenti? Questo libro nasce 2 anni fa, questo pamphlet nasce 2 anni fa quando mi sono trasferito a Roma dopo una serie di delusioni professionali, cioè legate al fatto che l'imprenditoria non desiderava veramente far cose innovative. Io sono un grande innovatore a livello professionale, cioè me l'ha riconosciuto il mercato, ho guadagnato molto bene, e di fronte a questa situazione di crisi, quando ho proposto delle cose fortemente innovative, l'imprenditoria non c'è stata, l'imprenditoria un po' spaventata ai tempi che stava vivendo. Allora ho scritto anche un articolo molto carino che mi è stato pubblicato dai blog molto ben seguiti, anche se non era firmato, cioè però il fatto che mi abbiano pubblicato e apprezzato ciò che avevo scritto, Cecilia Sana, cioè me l'aveva pubblicato, e mi aveva molto lusingato perché lei è una scrittrice molto molto in gamba. Allora a quel punto appena mi sono trasferito a Roma, mi sono chiuso per 15 giorni in camera e ho scritto tutto ciò che pensavo sulla società, e poi ho chiesto a delle persone che stimo cosa ne pensassero, e mi hanno detto: lo devi pubblicare subito. Questo 2 anni fa. Non ho trovato un editore ed ecco che una settimana fa l'ho pubblicato. Cioè, quindi mi pongo come visionario che non vuole cambiare il mondo, ma che semplicemente capisce dove il mondo sta andando, e l'unico obiettivo di questo libro è indicare cioè qual è la direzione, perché molto spesso si arriva in maniera tortuosa, diciamo, a un certo punto, quindi in qualche modo poter semplificare cioè questo percorso, ma soprattutto cercare di lenire quello stato angoscioso
che questa situazione di incertezza può causare nella gente. Cioè, sapendo dove stiamo andando, io proprio sulla quarta di copertina alla fine scrivo c'è tranquilli, c'è una luce oltre il tunnel e non è mai stata così luminosa. Cioè, quindi secondo me stiamo attraversando un periodo fantastico, semplicemente fantastico, dalle grandissime opportunità, paragonabili non a un 48, un 1848, a un 22 addirittura. Cioè, che mai ci sono state delle opportunità così grandi che ci porteranno veramente verso una società che tante cose se le butterà alle spalle. Chiaramente ci sono state delle anticipazioni, dalla rivoluzione verde a quella arancione. Tanti dicono nessuno aveva previsto la rivoluzione dei gelsomini. No ragazzi, non mi dite questo perché sta registrato la SIAE, andiamo mano a mano, io vi accompagno, vi faccio vedere che io questo movimento lo sentivo sulla pelle e non riuscivo a urlarlo. Sta tutto qui. E quindi voglio lenire un possibile stato ansiogeno da parte della gente, perché non c'è motivo di essere ansiosi, ma semplicemente andare con grande serenità, cioè, verso questo futuro radioso che ci attende, perché io lo interpreto così, e anzi do 10 indicazioni su diversi ambiti, dall'istituzionale all'economico, parlo delle CISM, di diverse cose, tratto questi 10 temi, cioè, affinché si cerchi di intervenire su questi temi. Sono temi abbastanza ampi, chiaramente, sui quali però bisogna un attimo riflettere per prendere consapevolezza di quanto siano alla portata, di quanto oggi siano distanti, ma di quanto sono vicini se semplicemente si abbia un attimo di consapevolezza su questi temi. Ecco, considera che molti potrebbero dirsi dei visionari. Io lo dico pubblicamente sulla vostra TV, sono stato il primo in assoluto che in Italia su mass media ha parlato della tracciabilità del denaro. Io ne parlo da 30 anni, però 15 anni fa su Maurizio Costanzo Show, tra l'altro ci fu un audience all'epoca proprio sul mio intervento di 5 milioni, cioè, quindi fu molto sentito, cioè parlai proprio della tracciabilità del denaro, cioè quindi del fatto che io volessi abolire il denaro, ma abolire la carta moneta di fatto, perché ci doveva essere un originatore, un destinatario, per garantire la tracciabilità del denaro. E se dovessimo rivedere il video, cosa che potrei anche dare alla vostra radio, quale documento storico, alla vostra televisione. Noi siamo una web TV. Se parli di radio, no, stavo parlando di web TV, era stato un lapsus. Se dovessimo trasferire, diciamo, quel video in VHS, sarebbe un documento, perché quando parlavo di tracciabilità del denaro, poi sono arrivati i bersagli, cioè oggi in realtà voglio dire, c'è stato No Cash Day piuttosto che altre iniziative, però se si dovesse vedere quel video, si vedrebbe come all'epoca era un marziano, no? E quindi si potrebbe... Parliamo di che anno? 95, su Maurizio Costanzo Show, ma io ne parlo da 30 anni, c'ho testimonianza, però già 15 anni, 16 anni sono una data, perché all'epoca sui mezzi pubblici non ne aveva parlato nessuno. Bene, ma quindi cosa ho fatto? Ho scritto questo libro per dire io l'avevo detto? No, perché io oggi sto dicendo una cosa rivoluzionaria, ma sul vero senso della parola, su questo libro, perché come all'epoca parlavo di abolizione del denaro, oggi parlo, udite, no? Quella è la telecamera? Sì. Cioè parlo, udite, no? Oggi dell'abolizione della finanza. Potrebbe sembrare una cosa strana, no? Parlare di questo, però ho voluto fare un test durante l'intervento che ho fatto sulle commissioni, la terza commissione se non ero, quella sul capitalismo, ho iniziato a parlare e Beltrandi, cioè che moderava, mi ha lasciato andare a ruota libera, perché ha detto guarda, queste cose non le avevo mai sentite, vai, continua, parla, no? Cioè una visione veramente singolare, e fra l'altro argomentata, perché quella è una commissione piena di ragazzi che ci studiano, no? Infatti avevano tirato fuori i documenti, ok? La mia versione non l'avevano mai sentita ed è totalmente, credimi, risolutrice. Ti potrà sembrare strano, ma come abolendo il denaro abolivamo
transazioni illecite, tutta una serie di cose. Io arrivavo a ridefinire il denaro, no? Cioè, perché il denaro era definito qui da Samuelson, Nobel per l'economia, portavalore nel tempo e nello spazio, no? Unità di conto e portavalore nel tempo e nello spazio. Io mantenevo diciamo l'unità di conto chiaramente, però cercavo un'altra definizione e lo definivo, cioè, proprio come utilità che una persona fisica o giuridica reca alla società. E considera che con questa definizione, cioè eliminando quindi le valenze negative che il denaro porta con sé, arrivavamo praticamente a guardare il denaro un po' come lo guardavano i calvinisti, no? Che comunque molti pensano che siano alla base proprio della società capitalistica. E io oggi dico, con la finanza, eliminiamo la finanza, se vuoi poi ne parliamo, perché è veramente rivoluzionario, veramente rivoluzionario. Eliminando la finanza riportiamo a tre i fattori della produzione, perché la finanza è il quarto incomodo, e quindi valorizziamo proprio il capitale. Te ne parlo un attimo se vuoi. Senti, dunque, ti parlavo dell'abolizione della finanza, ne parliamo un attimo in modo che qualcuno, un appassionato, un po' dica, cioè intanto per me è un divulgativo, non è che voglio tenere segreti. Sì, sì, no, su TV Radicale ci siamo occupati di economia, ci siamo occupati in varie prospettive, abbiamo parlato di signoraggio, abbiamo parlato ognuno con la prospettiva sua e ci interessa. Ecco, considera che rispetto chiaramente a quelle teorie, diciamo, quelle visioni sulla finanza legate al signoraggio, cioè le mie sono totalmente distanti, cioè, ma non perché non le voglia prendere in considerazione, perché elimino il problema alla radice, se vuoi, no? Cioè, bene, se noi abbiamo abolito il denaro, cosa che accadrà, io cercherò di spingere in questo senso, noi per esempio dal bilancio di una società eliminiamo la cassa contanti, no? Cioè, che sappiamo che è la fonte dove più facilmente si crea del nero, paghi con della carta moneta, con dei contanti, senza tracciabilità. Bene, quindi immaginiamo di aver eliminato dall'immaginario anche dei contabili, no? Cioè, questa cassa contanti non esiste più. Ora vediamo se possiamo eliminare qualche altra voce, no? Cioè, per dire, i crediti, tutto sommato già si sta formando una corrente di pensiero, lo Stato paga 6 mesi, paga 1 anno, c'è chi già, lo stesso Beltrandi, no? Cioè, che proponeva di far pagare a 60 giorni, no? O in Francia si paga a 30 giorni, cioè per legge, non solo lo Stato, le fatture si pagano a 30 giorni, bene, io dico paghiamo a vista. Cosa significherebbe questo? Guarda, è veramente rivoluzionario. Dal bilancio c'è tutto gli creditori pagando a vista, no? Non devi più niente a nessuno perché li paghi a vista, ma così facendo togli anche i debitori. Come tu paghi a vista, ti pagano a vista, cioè per cui non ci sono più né creditori né debitori. Quale altra voce troviamo nel bilancio? Le immobilizzazioni finanziarie, no? Allora io dico, non è compito delle aziende, a parte il fatto che eliminerebbe le scatole cinesi, altro argomento caro a te. È molto caldo. E allora io dico, non è compito delle imprese finanziare altre imprese, no? Cioè, per cui noi lo vietiamo. E vedi che dal bilancio noi togliamo un'altra voce, no? Immobilizzazioni finanziarie. Cioè, alla fine cosa rimane nel bilancio? Le immobilizzazioni materiali. C'è anche non solo l'immateriale, brevetti, marchi eccetera, che devono essere finanziate da cosa a quel punto? Dal capitale. Se c'è soldi, bene, se no non fa impresa. Dice, ma se non c'è soldi è un freno allo sviluppo? No, perché la funzione delle banche non sarà più quella di prestare soldi, ma di capitalizzare le imprese. Anzi, io preferirei che lo fossero le persone fisiche o società di persone fisiche, come avviene nell'editoria, cioè dove nell'editoria hanno sentito l'esigenza di regolarizzare il settore, e infatti la legge sull'editoria prevede che la maggioranza di controllo dei gruppi editoriali deve essere fatta da persone fisiche e società di persone fisiche, no? Bene, io lo estendo a tutte le aziende, no? Che investono sul capitale. Ma considera che l'argomento è ampio, cioè, perché io un'altra cosa che propongo, cioè mi richiamavo, visto che l'ho fatto nel 2009 al G20, no? Cioè, dove i 20 più potenti governi della Terra si incontrano e fanno una cosa inimmaginabile fino al giorno prima, mettono insieme 2.000 miliardi, cioè, per cercare di combattere quella crisi finanziaria che ci siamo trovati sulle spalle, ma ci prendiamo per il culo.
Cioè, nei paradisi fiscali ce n'erano 11.500 anonimi, delle cinque mafie, cioè di evasori, di chi, no? E quindi io proponevo di intanto i paradisi fiscali di cambiargli nome, cioè inferni fiscali, non paradisi fiscali, no? Perché sono paradisi per quattro gatti e sono inferni per tutta l'umanità, quindi cazzo smettiamola di chiamarli paradisi fiscali, inferni fiscali, sei d'accordo? Sì, senz'altro sono una parte deleteria dell'economia, della finanza e sono appannaggio di pochi ricchi e quei soldi che in qualche modo dovrebbero essere almeno redistribuiti, se non sono stati sottratti e dovrebbero essere restituiti, ma comunque redistribuiti alle varie collettività. Ma guarda, io ti dirò di più, che anche se il tema della ridistribuzione è un tema che mi è molto caro, no? Cioè, però in questo momento non lo voglio neanche prendere in considerazione e dico eliminiamo i paradisi fiscali, cioè perché andiamo con la NATO a bombardare il Gheddafi che abbiamo tenuto in piedi finché ci ha fatto comodo? Noi forse dovremmo bombardare quelle isolette che stanno nella Manica, che sono i paradisi fiscali, no? Non ci vuole neanche Inghilterra, Francia, bastano quattro cacce perché sono quattro palazzette del cavolo, no? Cioè dobbiamo eliminarli, ma io dico anche con cioè, cosa che io detesto, i condoni, no? Anche con un condono tombale, cioè, però io voglio che emergano, perché oggi ci sono i cittadini, cioè questi cittadini qui, no? Cioè, che a volte fanno il loro bravo lavoro per queste multinazionali, cioè, che poi sono controllate da capitali occulti che stanno nei paradisi fiscali. E i cittadini sono manovalanza delle cinque mafie e non lo sanno neanche, loro si alzano ogni mattina con la cravattina, vanno in ufficio a lavoro, ormai non sono più i tempi. In Africa c'è stata la rivoluzione dei Gelsomini, no? Cioè, però ci sono gli indignatos, c'è Wall Street, e io ne parlavo due anni prima che accadesse tutto questo, no? Cioè, perché ormai sentivo da visionario, cioè nell'aria, che stava accadendo qualcosa di importante, cioè che la gente non era più disposta a sopportare cosa, no? Cioè questa classe intermedia, ma ciò avviene anche nella religione. Io sono un laico, cioè, però tutto sommato, come diceva Don Berzè, cioè il Don Berzè oggi famoso per altro, no? Famigerato quasi. Famigerato, no? Però Don Berzè diceva che la religiosità, questo lo ripeteva anche Pannella per carità, che fa parte del genoma umano, no? La religiosità. Cioè quel senso di sacralità che accompagna la vita e il dopo vita, che circonda l'essere umano, è un patrimonio anche dei laici, dei non credenti, per cui io sulla religiosità non ho nulla, nulla da che dire, è un patrimonio, come dicevo, anche dei laici. Le religioni però hanno creato questa classe intermedia che tende a mediare, no? Tra questa esigenza profonda di religiosità e le esigenze delle persone. Molto spesso abbiamo visto che le porta fuori strada, cioè con dei catechismi, con dei dogmi. Se pensiamo che nel 2007 è stato eliminato il limbo da Ratzinger, no? Il limbo è eliminato, cioè fino a quel giorno esiste il limbo, no? E dopo non esiste più, non se ne può più, insomma. Sistema, diciamo, di controllo sulle persone attraverso imposizioni di regole di comportamento, sensi di colpa, eccetera. Ma infatti mi fa piacere che anche Mancuso, tutto sommato, no? Sai, quei suoi libri, io mi ero letto con attenzione L'anima e il suo destino, no? Oggi con nuovo, nelle nuove interviste, indichi sempre più che è sempre meglio, è meglio far del bene che avere fede, no? Alla fine la teologia si sta riducendo nella dottrina sociale della Chiesa. E ragazzi, insomma, mi avete fatto la testa così fin da ragazzino con tante amenità, no? Cioè con ma non è possibile, l'assunzione, il questo, il dogma, che anche Mancuso riconosceva nell'anima e il suo destino, no? Dice, io ho difficoltà a coniugare ragione e fede a volte, tipo la resurrezione dopo tre giorni di Cristo, no? Cioè, però da cattolico, perché lui è un cattolico, credente, è un teologo, no? Ci devo credere, è uno dei dogmi. Sì, ma dopo tre giorni, parliamoci chiaro, Superman, cioè è andato in cielo il terzo giorno, dove è andato? No, ma questa è un'allegoria, no? Ma cerchiamo di parlare, cioè, in maniera convincente, no? Cioè, cerchiamo di toccare i vari temi, cioè, in maniera che siano facilmente comprensibili, perché poi, come diceva anche giustamente Mancuso,
La verità, per essere tale, cioè deve essere universale, deve essere integrale, deve essere semplice. La verità è semplice, non c'è bisogno, cioè, diventarsi chissà che, no? E quando dico eliminazione della finanza, no? Dico una verità talmente semplice. Nel 1700, e questo lo dicono i ragazzi di Wall Street, no? Gli speculatori li impiccavano. Noi oggi cerchiamo di speculare. Io ricordo nel borsino di Bari, quando negli anni 80 la borsa andava su, uno di quei periodi, le massaie prima di andare dal parrucchiere passavano dal borsino, venivano accolte come al parrucchiere, investivano, tutti guadagnavano soldi. Cioè, quando la borsa è crollata, l'amico che io conoscevo andava a trovare, guardavo queste scene attonite, no? E l'hanno dovuto chiudere quel borsino, perché queste gentili signore si erano trasformate in delle rinni che se lo volevano mangiare. Ma chi ci ha guadagnato? I Soros, no? Cioè, che poi tutto sommato Soros ha scritto un libro, anzi diversi libri su questo, no? E ha cercato di spiegare al congresso americano nel 98, cioè, che questa finanza non si comportava più come un pendolo, cioè questa fede fideistica in un equilibrio, no? I cicli, no, si comportava come quelle palle d'acciaio che servono per abbattere i palazzi, e che stava abbattendo un'economia dopo l'altra. Prima è toccato i paesi asiatici, ora si sta avvicinando in Europa, ma ci sarebbe tantissimo veramente da dire, anche la Grecia, l'Italia. Ma nel 2009 non avevamo scoperto che il debito italiano, no? Il debito pubblico era il più grande, ma il parametro più giusto per valutare un paese era il debito aggregato, debito pubblico, cioè più quello privato, più quello delle aziende, no? E sarà visto che l'Inghilterra stava peggio di noi. Gli Stati Uniti ancora peggio, perché se nell'Inghilterra c'era un debito privato molto ampio che lo metteva in condizioni peggiori dell'Italia, negli Stati Uniti c'erano le aziende, quindi debito pubblico, privato, più aziende con quelle leve finanziarie arrivavano a spendere cifre che non avevano, cioè da cui poi è successo ciò che è successo. Cioè, per cui ho quasi la sensazione, cioè, che in questo momento, ecco perché vorrei andare avanti e fare altre pubblicazioni però su singoli argomenti, la Grecia, l'Italia siano un po' presi come dei capri espiatori, no? Cioè, perché? Ma se solo 2 anni abbiamo visto che stavamo meglio dell'Inghilterra, come mai oggi? E perché l'Inghilterra ha ripreso a marciare su quei binari, ha puntellato un attimo le banche con quegli investimenti che sappiamo, no? E ha ripreso a marciare in quella direzione, una speranza che non ci porterà da nessuna parte. Ringraziamo Nicola Magaletti, ovviamente ha partecipato anche al congresso in qualche modo, intervenendo in commissione, qualche, diciamo, parte oltre al libro che abbiamo ampiamente illustrato, qualche riflessione su questo congresso, come vi è sembrato? Guarda, ti dico intanto che sto raccogliendo le firme, sono quasi arrivato alla fine, non so se possiamo zoomare su questo, ok? Su questa debitalizzazione dei parlamentari ho quasi raccolto le firme, sì. Su questa mozione particolare che chiede di abolire i vitalizi dei parlamentari. Cioè, perché farlo? Perché vorrei, e spero che passi questa mozione, cioè che il Partito Radicale non sia più etero diretto, né dal padre padrone Marco Pannella e né da quel circolo, come lo chiamano i leghisti, il circolo magico, no? Il cerchio magico. Che di fatto ci farà la mozione generale unica, purtroppo, no? È da tanti anni, e votare una mozione generale unica significa, è come non votare, è come votare il candidato unico. Bene, io spero che passi questa mozione, perché impegnerebbe tutta la dirigenza radicale ad adoperarsi affinché i vitalizi vengano aboliti immediatamente, che l'INPS consideri il periodo in cui i parlamentari sono parlamentari, cioè che le riconduca alle normali pensioni INPS, e questa è una cosa che si sta sentendo dire, ma chiedo anche cioè che venga la retroattività. La retroattività, cioè, perché visto che i vitalizi non sono stati fatti con una legge dello Stato, per cui non si potrebbe neanche indire un referendum per eliminarli, ma è stato un ordine del giorno recepito dalla Presidenza della Camera, soltanto i parlamentari si possono abolire questo, che non è un diritto acquisito ma è un privilegio acquisito, e questo non è ammissibile. Ringraziamo Nicola Magaletti, gli diamo appuntamento sul nostro sito di puredicale.it, dove potrà seguire tutto il nostro lavoro che abbiamo fatto e anche questa intervista fra qualche ora, e gli auguriamo ovviamente buon congresso e buon successo per questo libro che si intitola La Bibbia dell'aspirante cittadino. Grazie ancora.
Ciao.